farti una foto insieme ai tuoi, a tutti i tuoi. Ciao Antonio. Dai. Chiamate gli attori. È arrivato il momento, sì, tanti film a figura. Abbiamo visto 2000 volte. Allora io l'ho visto per la prima volta. E tu l'hai visto? L'ho visto. Abbiamo visto... Non è ancora finito. L'avete visto? Quindi ancora non è anche finito. No. Perché poi voi ci avete lavorato un mese e mezzo. Bello. È come se lo vedessi la prima volta. Sì. Quindi Franco, questo cazzo, non mi ricordo. Ogni tanto leggo, se non sa sta cosa da dove che tieni che film che in casa, quello è il tuo. Quella è la tua storia. Eccolo, grazie. Ma perché dici una cosa che è troppo fantasensoriale? Mai dire, mai dire, che non voglio quando la fantasia degenera e diventa, no, la fantasia quando degenera la fantasia e diventa maniera, quella è maniera, non è più fantasia, no? È una festa. Ma che stiamo facendo? Scusa, ma fatti foto! Andiamo. Ce le fai un senso? Bravo! Ma stai a studio? A me mi hanno studio. Ma ti spoglio dopo? Hai caldo, hai mangiato. Pure la gravata, solo con le scarpe. Dai, che cazzo, dai, che camarone. Mi hanno vestito. No, dice, è tutto sotto il cravatta. A me piovere, diluviava. Ho capito, ma fa schifo della roba. Quella gravatta. Ma perché a voi vi pare una gravatta che stai Gigi? È fatto solo ottico. Dai, abbiamo finito. Io. La truppa. Voglio qui la fotografia. Sì, ma tanto non c'è chi fotografa. Ci siamo noi, ma non c'è chi fotografa. E ci stringeremo. Scappa. È il napoletano. Ok, andiamo. Grazie. Grazie, vada a fila. Avete l'accredito con voi? Sì. Un biglietto, quello che avete. Potete applaudire, sì. Noi siamo particolarmente contenti di chiudere questa 30ª edizione, quindi una ricorrenza particolare per noi, con un autore che la settimana ha particolarmente amato già dal suo esordio, che fu presentato proprio qui alla settimana. Si trattava di Vito e gli altri, un film che resta ancora un capostipite di una certa generazione di cineasti che poi sono usciti fuori dal territorio napoletano. E questo film che vedrete questa sera si intitola Bagnoli Jungle. Giuseppe Gariazzo ci dirà due parole prima, vi introdurrà un po' al film. Non vorrei parlare del film, ma dire solo una cosa che mi sta molto a cuore, visto che non siamo in presenza di un esordiente, ma di un autore che ha fatto molti film dal 91 a oggi, e vorrei dire quanto per noi sia importante che il cinema italiano abbia ancora oggi e sempre di più un autore come Antonio Capuano. Il cinema italiano ha bisogno del cinema di questo regista, un cinema, per chi lo conosce e ancora di più per questo film,
di un'energia straordinaria, un cinema di un'assoluta libertà creativa, un cinema che, lo vedrete, corre veloce, corre frenetico, poi riesce a bloccarsi improvvisamente per poi riprendere a correre. E ci piace anche, 24 anni dopo Vito e gli altri, vedere in Bagnoli Jungle una sorta di nuova opera prima di un autore che davvero non si ferma mai ed è in una continua ricerca e sperimentazione con le sue immagini. I produttori Gennaro Fasolino, Dario Cornisano, gli interpreti Luigi Attrice, Marco Griego, e il regista Antonio Capuano. Volevano la fabbrica, la modernità, la coscienza civile e politica. Un posto in paradiso volevano, come classe operaia quando viene l'inverno. E siamo entrati tutti in paradiso, come no? Un paradiso di fornaci, altoforni, coccherie, laminatori, siviere. Però ce lo siamo guadagnato col lavoro, coi sacrifici. Qua ci stanno le prove della mia vita e di un esercito di compagni e amici. Con loro abbiamo, si può dire, costruito un'epoca. Un mondo che prima non esisteva l'abbiamo realizzato con le nostre mani. Grazie. Uagliolo Salumiere, lui veramente fa il ragazzo del Salumiere, però ha detto un mese fa, mi ha detto che sta facendo Uagliolo in barbiere, no? Ha cambiato. Perché fai Uagliolo in barbiere? Faccio Uagliolo un po' di tutti. Cioè? È un po' di tutti, a chi serve, no? Scusami, Tu ricordavi Antonio Casagrande e gli hai riservato un applauso registrato quando entra in scena, che sì, è meraviglioso. Sì, lui è sempre applaudito, siete accorti, no? Che Antonio, come quando entrano gli attori, io quando ho girato non sapevo che lo avessi al limite del campo. Quando ho montato insieme al montatore ho visto che lui entrava sul fotogramma come entra l'attore di teatro, e ci dico, cazzo, ci metto l'applauso. Perché, cioè, no, c'è uno a teatro, entra a Casa Grande, che è il superstite di una, parecchi di voi forse saremmo il superstite di una larga e grossa schiatta, come si dice, di grandi attori napoletani. È uno degli ultimi eduardiani in vita, lunga vita, speriamo. Ecco, invece con loro due, con Luigi Attrice e Marco Griego. No, Luigi Attrice ha giocato a Mesaglia, Dostevo. La sta. E lui non si capisce che fa, non ho capito. Lui è. No. Avete visto come lui è uno lunare. Uno... E lui, avete già visto chi ha visto La guerra di Mario? Era il bambino della. Era il bambino di 8 anni e mezzo che l'ha battuto, che dice aiuto a finire il telefono, ma l'ha fatta lui. Lui dice, ma lei mi ha chiamato in più, no, forse dovevo fare un film a Napoli, ma forse io sarei venuto a finire il telefono a mare. Sta che là da sala, Valerio, lo sai, no? Lui è un grande attore, nessuno lo vuole, per lui fa un sacco di provini, nessuno lo prende perché capiscono che è indisciplinato. E allora sono terrorizzati, no, i registi, gli altri registi, perché lui adesso è così carino, è semplice, ingenuo, è una mammola, lui veramente è una mammola, ma lui ha delle cose, una sanissima, io dico, indisciplina. Soltanto che questo stronzo non è proprio voluto andare a scuola, ma te lo dico, va a Nanza tutta gente, va. È fidanzato con una ragazza che fa architettura, non lo so che fa, comunque adesso è laureato,
e io sono un vecchio. È un bel giocatore di calcio, perché gioca bene a pallone, avete visto come palleggiava? È tutto farina nel suo sacco, quella. E quindi facevi il salumiere e mi fa il barbiere. E questo è Marco. L'Italsider, il Bagnolo, è la mia calamita, perché io abito sulla collina che praticamente che delimita quest'area. Io mi affaccio alla collina, ho sempre abitato là. Quando ero piccolo, ma facciamo sull'Italsider che già fumigava, mandava dei meravigliosi fumi, bagliori, colate, era veramente bello. E poi vedevo i trenini piccoli che passavano, si scambiavano, cioè voglio dire, è stata sempre una mia calamita, Bagnoli. Poi i Bagnoli ci hanno lavorato mio fratello, per esempio, due cugini, zii e tanti amici miei, tanti amici miei. C'è stava Peppe, per esempio, ricordavo che stava alla coccheria, che era un amico mio che la sera quando ci arrivava veniva con gli occhi neri, sai quando le femmine si truccano e si fanno le strisce nere, che diceva, beh, ma che fai dei trucchi? E poi lui è stato male con gli occhi. Quindi, scusate, il protagonista è lui questo veramente questa grande zona che ha segnato nel Novecento, un operaismo che ha dato molto a Bagnola, la città, eccetera, eccetera. Per raccontarlo questo, avevo bisogno di uno che fosse legato al Bagnola, quello che era stato, e quindi un, diciamo, tra virgolette, vecchio, un anziano, che avesse però tutti i dolori, il ricordo, la passione anche civile, di essere stato un operaio e di aver lavorato in quella fabbrica. Avevo bisogno di uno di centro, che mi raccontassi la disgregazione, il deserto, il malessere di cui il Bagnolo oggi è vittima. E c'era questo Mariolo che infatti non trova pace, l'hanno cacciato pure dalla moglie, dalla casa, dalla figlia, e che lui in un momento di sazietà di così vede Città della Scienza bruciare ancora una volta. Mentre lui, forse è una cosa che non si capisce bene, io ho tentato anche a mettere una didascalia sotto l'incendio, però mi sembrava brutto. Quella gente, vabbè, chi la capisce, capisce, e chi non lo. Quell'incendio che lui vede è Città della Scienza, di cui forse avrei sentito parlare, che è stata bruciata dalla criminalità. E quindi lui la rivede dopo che si è rimpinzato. E poi c'è da Marco, che l'ultima generazione, diciamo, insomma, è ancora ragazzo a Bagnoli, che però, e come avete capito, e come io ho mostrato, e come fa piacere mostrare, una volta tanti, voglio dire, Napoli che faticano, una volta tanti ragazzi di Napoli che lavorano, lui faceva il salumiere, oggettivamente faceva il salumiere, e oggettivamente l'amico suo è il macellaio, oggettivamente l'amico suo è il meccanico, oggettivamente è il pezzaiolo, oggettivamente è il fruttaiolo, i guaglioni faticano a Napoli, faticano principalmente, e poi ci stanno gli altri. Ecco, però una volta tanto io volevo, poi non ci sono riuscito bene, perché poi il film prende un'altra piega, eccetera. Poi quando abbiamo girato era un lunedì, un barbiere stavi chiuso, un pizzaiolo, come si chiama pizzaiolo? Gennaro non, chissà perché non era venuto, quindi non abbiamo potuto fare quella specie di cose che lui fa in generalmente quando li porta le spese alla signora, chiama, cioè fanno tutte ste belle, insomma, molto, insomma, io sono molto legato, insomma, a queste cose, quindi il racconto di questa Bagnola attraverso tre generazioni. Poi, mentre giravamo sempre, un giorno, era un primo maggio, l'ultimo primo maggio, c'era sta manifestazione, che sembrava proprio che l'avevano organizzata lui questa manifestazione. Sono andato a chiamare lui a casa, Marco, vieni, fatta una storia, che ci stai uscita sta cazzo, l'hai visto? Ci stavamo quasi litigando, e lui è venuto e l'ho mischiato alla manifestazione e ho fatto questa manifestazione, perché è piena di giovani, avete visto come è piena di giovani, stanno più incazzati di me, perché io conservo, io ho anche il dolore, ho anche delle sconfitte, come voi potete immaginare, i guaglioni no, stiamo vedendo tutti guaglioni incazzati che stiamo là belli, duri, a darmi a me la cosa della fine film. Voi siete a Bagnoli, ma qui siamo al quarto mondo, non siamo nemmeno al terzo mondo. Purtroppo voi vedete una coreografia qui, una scenografia che è
diciamo discreta, ma poi qui fra dieci giorni domani sì, smontano sì, tutto, hanno speso un sacco di soldi a fare questa cosa. Quindi, quello sarebbe bello, e poi distruggono tutto, cioè quello hanno impiegato un mese a farlo e adesso 20 giorni quello sarebbe bello non contare. Grazie. Dopo il festival, subito, grazie. Io spero che il film, questo piccolo film così un po' laterale a tutto, possa, ma insomma, io voglio andare a lavorare anch'io in Italia per vedere, di fare come, che cosa può fare un piccolo film relegato. Loro veramente sono ancora di cazzi di appassionati di cui parlavo ieri sera. Che loro veramente riescano a cogliere, ma insomma speriamo che il film esca e speriamo che la gente venga a Bre, perché noi lo faremo a Bagnoli, come lei forse auspicherebbe, no? Qui lo faremmo a Bagnoli, facciamo Burdelli di Baccio, facciamo Muina. Oppure ogni Pasqua ci guazzava in da Pasqua. Un attimo, no, perché io sono balbuzzito, però sono pure un po' nell'emozione, si è messa una festa nel mio cuore che non riesco nemmeno a respirare, a parlare. Grazie. Volevo dire una cosa, io oggi ecco, io vivo la mia vita nelle giostre, quando scendo nelle giostre tutto male. E io oggi mi sento nelle giostre con Antonio il Cavone e tutto il resto. Basta. Non mi serve di altro, perché io vivo con le feste dentro. E quindi per me oggi è una festa che non vorrei mai che passasse il tempo, che se fosse formata a Sanremo con Bagnoli Giada e Caib, che Antonio il Cavone, che è un pasolignano, ma senza dubbio, che farebbe Bagnoli mondo. Non Bagnoli Napoli, eccetera. E poi un applauso a tutti quanti che hanno dato la mano a fare questa bella festa di oggi. Grazie, un bacio a voi e a chi amate. Avete visto lui come si emoziona, come. E quindi pur ogni Pasqua, poi lui ha fatto la telefonata alla moglie, Gigi, fa sta cazzo di telefonata a tua moglie che non ti risponde. E lui telefona e la moglie mi dice, ma scusa, ma ti chiami a te, ma se la chiamata a te significa che dice qualcosa, invece quella parla sempre lei. E quello mi sembra meraviglioso come pezzo d'attore, diciamo, che poi lui ha delle unicità introvabili altrove. Allora quelli sono gli attori che sconfinano con la cosa che uso sempre con molta difficoltà, la chiamo chi la chiama arte, che la chiama poesia, io veramente sono veramente in grande difficoltà, sconfinano con quelle cose là, con quei punti di nobiltà, quei punti di compattezza che uno ogni tanto trova dentro di sé, quei punti di piccole armonie che uno ogni tanto trova dentro, però se ne scappano via subito, e allora loro ce l'hanno, ce l'ha anche lui, anche se lui è molto giovane, non lo capisce. Lui quando apre la porta, bussa nella porta, lui entra, beh, quell'ingresso che fa lui dietro Antonio lo trovo meraviglioso. Lui non se ne accorge, non lo sa, perché che ne sa, e lui è un talento così, nessuno lo riconosce perché non lo riconosco. E quindi è questa gente con la quale io vorrei lavorare, Antonio Casagrande, Loro, eccetera. L'attore che recita, dice la a me, cioè, l'attore che recita, il bolso, dice come è bravo quell'attore. Scusa, se hai fame, fa niente. Io lavoro a casa, se vedi, poi più niente. Poi più niente. Ehi Marco, che hai fatto? L'hai già fatto? Ti mangio proprio pigliato, se ne è più. Ma già fatto? Ma questi qua per stronzo, non ci capito. Se ne è più. Si mette in mezzo per il capo.
e c'è la mia tua bagno. Oh, ma tu che vuoi? Ma quale mire in me? Ma tu bello trovare chi? Chi lo teneva fame? Perciò sapeva da roba, perché teneva fame. Tu te l'hai scordata fame, che mangi te i uorni. Ma perché? Non sapeva faticare, non ci capiva. E sinceramente, ma di? Che te fa? Ti ha rubato fuori. Ma tu c'hai rotto cazzo, ma me ne vado proprio, non vengo giù a faticare, no? Senta buono, trovo da una, tu hai pigliato da un nilo a faticare, fallo faticare, così mangi pure il riso. Ma me ne vado proprio a faticare, ciao, trovo da una, ma va fa un culo. Nando Triola, che ha fatto il film con me, c'aveva 12 anni, abbiamo girato nel carcere dei Ninisi, perché lui mi interpretava, diciamo, una parola orrenda, un bambino che era andato in carcere a 12 anni e mezzo, si chiamava Antonio Equabile, nella vita. Quindi noi abbiamo girato nel carcere di Nisida, dove lui quasi come a 12 anni riconoscesse, in un'altra vita. Lui prima di andare via la sera dice: viaggia a salutare i guagliuni, devo salutare i carcerati. Si faceva cella per cella e andava a salutare tutti i carcerati. Bene, lui fece 14 anni, chiaramente, e cominciò l'incontro col carcere. Ragazzi, non è uscito più. Entrato e uscito. Adesso, mentre vi parlo, nel carcere di Cremona, dove mi ha scritto una lettera 15 giorni fa, e mi ha detto che è al buio. E io non lo so, sta cosa non la capisco, c'è una lampadina che ha vita e svita quando ha bisogno della luce. E lì nel carcere incontra solo neri extracomunitari stranieri, perché Nando non c'ha niente. Allora questo è un paese che mette dentro quelli che non si possono vivere. Galan, il vostro Galan, scusate se dico vostro Galan, lui dovrebbero mettere al buio ai ferri, no? Non Nando. E allora io mi ricordo stasera, oggi, di lui che è stato con me 24 anni a Venezia, 24 anni fa a Venezia, e adesso è in Italia. Grazie Mario, grazie a tutti, grazie. But we said, of course, you know, sorry, that's our, that's right. That's a nice story. Yeah. Yeah. Slowly, because otherwise there's no translation. Yeah. I might help, okay. But you know, people anyway, that's something I understand. Speak not slowly. Totally. Yeah. Okay. Good advice. Yeah. Okay. Okay. Veniamo al premio, la consegna aspetta a Roberto Beghis, l'oggetto poi glielo fornisco io. Bene, allora il premio del pubblico della 30ª edizione della Settimana della Critica, intitolato Pietro Barzisa, Circolo del Cinema di Verona, va al film Tanna. Invito i registi e ovviamente anche gli attori, in particolare impegno ai registi Anthony Dean e Martin Butler. Martin, Anthony, Javier. Do you want to say something? Very much. It will be in English, unfortunately.
Look, this film was an extraordinary experience, as well as a very interesting, filmmaking experience. It was a very interesting life experience. To make the film, we lived in the village of Yakel for about 7 months, and it was one of the most extraordinary, stimulating, intellectually stimulating, culturally stimulating, and of course artistically stimulating to do that. You very rarely have a chance to live in a village quite as sort of pure and joyful as Yakel. It is a great honor and pleasure to be here today in Venice. And you know, we're coming from a very, very small, tiny island in the South Pacific. And this is the first time in the history of Tana or Vanuatu, our country as a whole, to participate in a film festival. And it's the greatest achievement and honor to achieve the first, an award of being so privileged to have this, be awarded the first in the cinematography. So I'm the cultural director of this film, and I have been working closely with the group to co-directors here to get this film done. And with great pleasure, I want to wish you all good luck and enjoy Tana film. Thank you. Are you going to stay for us? No, I'm actually going to go.